Sono la suora. Mi dica. Ah, sì. Aspettiamo. No, 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 aspettiamo. Aspettiamo qui dove nell'ambulatorio. Ecco, grazie. No, grazie a lei, grazie, grazie. Ecco, questo Corrado è il luogo dove venivamo sempre con Suor Maria Pia per la visita dall'ematologo. Buonasera. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi. Ci accomodiamo. Sì. Suor Maria Pia l'ho conosciuta tantissimi anni fa, perché credo che i primi nostri incontri risalgono al 1995. Per me è una persona splendida, questo lei lo sa, anche perché spesso sì, ci vedevamo assieme per tanti motivi, ecco. E poi personalmente, per me che non sono, diciamo, un cattolico praticante, in realtà è stata una delle persone che mi ha aiutato ad amare la Chiesa, ecco. In lei, come anche tante altre consorelle, traspariva tanta felicità, tanta positività. Di fatto era una persona, dal mio punto di vista, straordinaria, che in fondo non aveva mai fatto amicizia con le sue medicine. Ecco, no. Lei si ricorda come un minimo, una compressa, ci mettessero da tanti punti di vista, a volte in contrasto, in senso buono. Poi vedi l'aspetto dell'uomo, ecco, il suo rapporto con la malattia, ma sempre senza mai arrabbiarti. Io la ricordo con estrema gioia, con estremo amore, perché è una persona veramente che mi ha dato un senso delle cose, della Chiesa, solamente positivo.